Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con una notizia riguardante la Val Vibrata, 1 milione di euro in arrivo dalla Regione Abruzzo per l'area complessa di crisi di questa zona tramite percorsi di riqualificazione professionale per i lavoratori. Il passo importante è stato illustrato dall'assessore regionale Pietro Quaresimale al lavoro anche per la vertenza che riguarda la Beta Fence di Tortoreto. Ania Cantagalli. Percorsi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori, le cui imprese hanno sede nell'area di crisi complessa della Val Vibrata, Val Tronto. A renderlo noto è l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, a seguito della pubblicazione della graduatoria. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Abruzzo ammontano a oltre 1 milione di euro. Abbiamo rifinanziato il primo intervento in materia di formazione dopo la proroga dell'accordo tra Regione Abruzzo, Regione Marche e i rispettivi ministeri competenti. Sicuramente un'iniziativa fondamentale perché abbiamo messo in campo 1 milione di euro per formare e riqualificare tutte le persone licenziate nell'area di crisi complessa Val Vibrata. C'era una graduatoria già in essere, quindi prima di fare un nuovo bando ho voluto farlo scorrimento perché qualche anno fa questa graduatoria è rimasta scoperta finanziariamente. Dopo questa iniziativa ne faremo altre, sia per quanto riguarda le attività produttive, ovvero per acquistare nuove strumentazioni, anche considerando che ci troviamo nella fase della transizione digitale, e continueremo a puntare sulla formazione perché molte aziende, non solo nella Val Vibrata ma in tutto l'Abruzzo, cercano delle maestranze ma mancano determinati profili, quindi continueremo a fare questo lavoro di profilazione col supporto del Centro per l'Impiego che va a orientare e fa questo matching da domande e offerte di lavoro. Parlando della Vibrata, non si può non menzionare la vertenza Betafence dopo la soddisfazione per la chiusura positiva della vertenza che riguardava la Purem di Castellalto. La Purem ha avuto un esito positivo, è stato un percorso difficile ma siamo riuscito a raggiungere il risultato, salvando 70 posti di lavoro, e questo si rende grazie a un lavoro sinergico tra noi, le parti sociali, ma gli stessi lavoratori che hanno fatto la marcia del tubo. Su Betafence la regione sta cercando di fare la sua parte, noi siamo a disposizione, metteremo in campo ogni azione pur di salvare il sito di Tortoreto e garantire il futuro ai lavoratori della Betafence. Una notizia di cronaca, doppio colpo ai danni di due distinte attività di parrucchiere nella zona dell'Alto Sangro per una refurtiva che ammonta complessivamente ad un valore di circa 20.000 euro. Il furto più recente è stato commesso la notte scorsa a Castel di Sangro, dove alcuni malintenzionati hanno forzato la serratura di un salone appropriandosi di piastre, gel, altri attrezzi e alcune borse in vendita. Nei giorni scorsi un caso simile si è verificato a Roccaraso, dove è stata forzata la serratura di un altro salone che è stato svaligiato. Sul duplice episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro agli ordini del maggiore Fabio Castagna. I militari hanno effettuato dei primi sopralluoghi rilevando i segni di effrazione. Cambiamo decisamente pagina, complice il bel tempo, in tanti hanno scelto di passare il weekend festivo in spiaggia e dopo le difficoltà per le scarse iscrizioni, dal 1° giugno i bagnini sono già al lavoro per rendere l'estate sicura. Stefano Recanati. Partita ufficialmente la stagione balneare. In tanti, nel primo weekend di giugno, approfittando del ponte della festa della Repubblica, hanno preso d'assalto le nostre spiagge. Tintarella, passeggiate e primi tuffi in mare per un'estate all'insegna del divertimento. Pronti anche i bagnini che già dal 1° giugno e fino al 4 settembre saranno impegnati lungo i tratti della costa abruzzese. Anche per questa stagione estiva siamo al completo, quindi abbiamo veramente le unità piene, ovviamente una piccola problematica per i primi giorni, anche perché i ragazzi sono studenti lavoratori, vanno a scuola, però tutto coperto, tutto sotto controllo per l'inizio dal 1° giugno di questa bellissima stagione estiva. Abbiamo alzato l'asticella veramente tanto. Pescara secondo me è tra le città, Pescara, Francavilla e Montesilvano, è tra le zone, le attrazioni turistiche più sicure d'Italia. Centrale da Alfa 79, Alfa 79 mi ricevi? Alfa 79 qui centrale, ti ricevo. Come sono le condizioni meteo oggi? Le condizioni meteo per questa giornata
giornata sono tempo sereno con possibili velature, temperature intorno ai 24 gradi, venti deboli moderati dai quadranti settentrionali, mare calmo localmente poco mosso, possibile peggioramento delle condizioni meteo nelle aree interne al pomeriggio. Parola d'ordine e sicurezza. Anche quest'anno la Società Nazionale di Salvamento di Pescara è in prima linea per eventuali emergenze lungo tutto il tratto di costa da Montesilvano a Francavilla. 80 postazioni collegate via radio tramite la centrale per intervenire il più velocemente possibile. Questo può accadere anche in caso di cambio repentino delle condizioni meteorologiche, sempre più frequenti in estate. Non mancano allora delle piccole raccomandazioni. Di seguire le regole dell'ordinanza balneare della direzione marittima della Capitaneria di Porto di Pescara, al quale noi siamo obbligati a far rispondere nei confronti dei bagnanti, soprattutto all'inizio della stagione estiva, coprirsi con creme solari, non entrare in acqua accaldati, entrare piano piano e fare il bagno sempre almeno minimo in due. Dal mare alla montagna, a Pietracamela circola l'indiscrezione che gli impianti di risalita, il centro da anni di varie vicissitudini, possano riaprire il 15 giugno. Si lavora anche per l'installazione di una zipline tra le montagne teramane ed il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, dice inoltre la sua sulla prossima giunta del capoluogo, ammettendo di avere chiesto per la sua lista due assessorati. Il servizio. Gli impianti di risalita dei prati di Tivo potrebbero riaprire il 15 giugno. L'indiscrezione circola da qualche giorno ed è conseguenza dei lavori che il gestore Marco Finori sta portando avanti proprio per la riapertura estiva. Il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, sottolinea come sia necessario l'acquisto degli stessi impianti per far ripartire il territorio. Gli impianti, come dalla sentenza del giudice, purtroppo una vicenda partita prima del mensilamento, il giudice ha assegnato la gestione e la custodia alla società di Finori. Non conosciamo le modalità con le quali verrà effettuata questa gestione. Ad oggi noi non siamo stati informati di alcuna apertura. Naturalmente la provincia rimane sulla posizione che gli impianti devono essere venduti a un imprenditore, che sia lo stesso Finori, che può acquistare gli impianti o ad altri, affinché possano essere gestiti al meglio per far ripartire tutto il territorio montano. A Pietracamela si parla anche di zipline e dopo parere negativo dell'ente parco si stanno valutando modifiche per arrivare all'installazione. La zipline è un progetto finanziato che è passato attraverso la provincia di Teramo. Stiamo adesso definendo le fasi procedurali di compatibilità ambientale e paesaggistica con i comuni, con il parco, affinché l'impatto sia il minore possibile e soprattutto la struttura sia funzionante e funzionale allo sviluppo della montagna. Camillo D'Angelo è interessato anche al comune di Teramo. La sua lista, infatti, In Comune per Te ha supportato il sindaco Gianguido D'Alberto, chiedendo poi nelle consultazioni per la giunta due assessorati, uno per Domenico Sbraccia e l'altro per Graziella Cordone. Abbiamo chiesto due assessorati perché pensiamo che il nostro contributo, grazie anche attraverso l'attività dell'amministrazione provinciale, può essere più proficuo per la città di Teramo, quindi abbiamo chiesto un doppio assessorato, chiaramente diverso per genere, per dare un maggior contributo e una marcia ancora più veloce a quella che è l'amministrazione comunale. A Mosciano Sant'Angelo, ieri pomeriggio, il 2 giugno, è stato celebrato con un'iniziativa promossa dall'Associazione Centro Abruzzo Mosciano, che ha visto la partecipazione di esperti e degli alunni delle scuole elementari. Polemiche per l'assenza dell'amministrazione comunale. Pomeriggio di festa a Mosciano Sant'Angelo in onore della Repubblica Italiana e della sua Costituzione. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Centro Abruzzo Mosciano, è stata ospitata nei giardini di Palazzo Sabatini Sciarroni e ha visto la partecipazione del costituzionalista Carlo Di Marco Leone, dello storico Roberto Ricci e dello scrittore Tito Rubini. A margine dell'incontro, la lettura di poesie da parte degli stessi autori e i testi redatti dai ragazzi delle quinte classi dell'Istituto Primario Comprensivo Mosciano Bellante sul tema La Signora Repubblica. Il professor Carlo Di Marco Leone ha posto l'accento sull'importanza di tenere in vita la memoria del 2 giugno, ma di non confonderla con le parate militari, così come ha lanciato un monito invitando tutti alla partecipazione politica. Basta accendere la televisione per vedere sfilate militari che non c'entrano assolutamente nulla con quello che accadde il 2 e il 3 giugno del 1946. Se oggi a votare vanno
sempre di meno i cittadini è perché non hanno più fiducia in un sistema dei partiti che si è allontanato moltissimo dagli interessi della collettività. Non è un caso se nell'aprile del 1948 a votare per la formazione del primo Parlamento si recò il 93% degli aventi diritto. Fu un premio che i cittadini diedero a quella classe politica che oggi non c'è più. Sul valore storico per la Repubblica Italiana e per il suo popolo di poter contare su una Costituzione forte e autorevole, significativo l'intervento del professor Roberto Ricci dell'Università di Teramo. È una storia veramente di travaglio, ma anche di unità e di concordia. Il 2 giugno 1946 gli italiani e le italiane decisero la Repubblica e l'Assemblea Costituente, quindi in pochi mesi una nuova Costituzione. È la Costituzione che ha garantito questi 75 anni di libertà e di democrazia e di progresso. Di particolare interesse l'intervento dello scrittore Tito Rubini, che prendendo spunto dalla sua esperienza universitaria da studente di matematica ha raccontato come con alcuni suoi colleghi negli anni 70 sottopose la Costituzione ad una sorta di analisi del testo sulla base di uno specifico algoritmo. Noi facemmo dei preparativi, il progetto si bloccò per effetto della contestazione studentesca e quindi non ebbe futuro, però io penso che a livello universitario, per coinvolgere i giovani, penso che sia un progetto di attualità. Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa da Vittorio Beltramba di Centro Abruzzo Mosciano, che ha anche sottolineato l'amarezza per l'indifferenza mostrata dall'amministrazione comunale e locale. Il nostro impegno è talmente tanto che a volte facciamo fatica nel portare avanti tutti i progetti. Purtroppo l'ente non collabora, non ci dà un contributo, non partecipa alle nostre iniziative e lo riteniamo talmente grave, ma non per noi, ma per il nome di Mosciano. Adesso la pagina degli spettacoli, 4 serate all'insegna della musica classica, il 9 giugno a Pescara la prima serata del Festival Forme, una prima edizione con l'intento di contribuire a creare una cultura musicale sul territorio. Vediamo. Prima edizione di Festival Forme, che cosa ci si attende da questo festival? Ma ci si attendono quattro bellissime forme, le forme romantiche, le forme classiche, le forme romantiche e le forme barocche dall'inizio, poi per concludere le forme contemporanee. Quattro progetti nuovi, sono tutti ex novo, nati dalla collaborazione con istituzioni musicali di primo ordine come il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara e il Conservatorio di Fermo. Quindi vi invito veramente numerosi a seguire questo primo festival con la speranza che ce ne siano poi tanti altri. Il filo conduttore principalmente è la storicità dei periodi storici, cioè barocco, classico, romantico e contemporaneo. E l'altro filo conduttore che abbiamo appunto espresso in conferenza stampa è poter dare l'opportunità non solamente a professionisti affermati, ma appunto a giovani studenti del conservatorio, come succederà nelle forme barocche, come succederà nelle forme contemporanee, di avvicinarsi al mondo della professione con professionisti che già sono in carriera. Questo è assolutamente il futuro e su questo dobbiamo assolutamente puntare per i nuovi artisti del futuro. Dove si potrà ascoltare queste serate? Al teatro Cerulli di Pescara. La parola forme nasce dalle iniziali dei nostri obiettivi, quindi la F di formazione, O di orchestra, ricerca, memoria ed educazione, proprio perché vogliamo dare delle guide per la formazione dei giovani musicisti, quindi un'educazione consapevole di quella che è la musica e poi arrivare attraverso la creazione, l'organizzazione di eventi ad un pubblico appunto sul territorio sempre più vasto. Sarà il comune di Fara San Martino ad ospitare domenica la giornata dello sport organizzata dal CONI di Chieti, manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale che vedrà tanti bambini cimentarsi con la pratica sportiva.
La giornata dello sport del CONI della provincia di Chieti domenica 4 giugno farà tappa a Fara San Martino, un'opportunità per tanti ragazzi di fare attività fisica e cimentarsi con la pratica sportiva all'aria aperta. Una candidatura, quella di Fara, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, presentazione questa mattina di una giornata speciale per tanti piccoli futuri atleti della provincia. Diciamo che il tutto è nato da una richiesta dell'amministrazione comunale di Fara San Martino, in particolare del sindaco Antonio Tavani, che ha voluto fortemente portare questa manifestazione a Fara San Martino. Per noi è stato un piacere accontentarlo, ci saranno circa 200 ragazzi dagli 8 ai 16 anni che si cimenteranno nelle varie discipline sportive e che occuperanno tutti gli spazi del bellissimo paese di Fara. E quindi noi abbiamo dato uno slogan, dal gioco ai giochi. In pratica si inizia così, si inizia nelle piazze, si inizia nelle varie associazioni sportive locali e si può finire pure a partecipare ai giochi olimpici, perché questo è il sogno di tutti i ragazzi. Quindi lo sport deve aggregare, sicuramente sarà una giornata all'insegna del divertimento per tutti i ragazzi. Noi come CONI stiamo facendo molto, gli anni precedenti le due giornate nazionali dello sport organizzate dal sottoscritto sono state un successo sia a Roccamontepiano sia a Frisa, e quindi le proporremo di ogni anno in varie location della provincia, pure per dare risalto a tutte le bellissime località che ci sono nella nostra provincia. Per noi è importantissimo ospitare una manifestazione di questo calibro e siamo onorati, ringraziamo il CONI che ha accolto la nostra richiesta e la nostra collaborazione, e abbiamo messo a disposizione il nostro centro storico, perché è bello che all'interno del nostro paese ci sia un insieme di ragazzi che giocano e si divertono. Si divertono perché lo sport è divertimento, oltre ad essere un momento di aggregazione e di socializzazione. Per Fara lo sport e il benessere fisico è, diciamo che è stato sempre un punto di riferimento, perché tutti ci conoscono come città dell'acqua e della pasta, e non per niente per noi il benessere fisico è fondamentale. Adesso il calcio, domani sera a Foggia, primo atto della semifinale playoff per il Pescara, sfida nella sfida per Zdenek Zeman, che affronta la squadra del miracolo Zemanlandia, e l'allievo Delio Rossi. Tre squalificati tra i biancazzurri, Palmiero, Brosco e Milani. Pronti Aloi, Mesic e Crescenzi. Andrea Costantini. È la sfida del cuore, o se vogliamo quella del destino, per Zdenek Zeman. Nella difficile strada che può portare alla Serie B, il Pescara e il Boemo incontrano il Foggia, e quel Delio Rossi, anche lui come Zeman ex della partita, è allievo dell'allenatore di Praga. Nella presentazione della semifinale di andata dei playoff di Serie C non si può che partire da qui. Beh, io sono contento di tornare a Foggia, a parte che ho fatto 8 campionati a Foggia, che non sono pochi, mi sono preso grosse soddisfazioni, non solo io, penso anche l'ambiente, i tifosi, e ci torno volentieri. Ci sono tornato con la Lazio, il signore ha fatto 1-0, ci sono tornato con Pescara e abbiamo vinto anche lì. A parte che sono sempre partite che sono divise tra primo tempo e secondo tempo, vediamo che succede primo tempo. Ma anche contro di lui ho fatto qualche partita, lui è il mio giocatore, era capitano a Foggia primo anno che c'ero, e un allenatore preparato, professionista e serio. Mancheranno i tre squalificati Palmiero, Brosco e Milani, toccherà ad Aloy in regia, rientra Mesic al centro della difesa al fianco di Boben, Crescenzi agirà a sinistra, scontata la squalifica Lescano tornerà al centro dell'attacco con Cuppone, doppietta a Chiavari, pronto dalla panchina. Nel Foggia squalificato Rutiens, ma nel trio di difesa rientrerà Leo, ballottaggio a destra tra Bjarkason e Garattoni, Ogunseia dovrebbe recuperare per la panchina, in avanti spazio ancora per Alta e Jacoponi, Costa a sinistra, gli interni Frigerio, Peterman e la bestia nera Schenetti. Vabbè, una buona squadra che poi c'ha qualche 2-3 giocatori importanti, speriamo che riusciamo a chiudere, e speriamo che gli altri non diventano giocatori importanti. Sulla squadra
direi che sta bene per quello che può stare bene, nel senso, dopo tante partite messe nella vicinanza, sicuramente qualcuno accusa un po' di acciacchi o stanchezza, è normale, è nel calcio, quindi non ci sono problemi. Direzione di gara per Paride Tremolada di Monza, resta il pericolo giallo, 6 i diffidati nel Pescara, ben 10 nel Foggia, dalle semifinali entra in scena il VAR e non c'è più distinzione tra teste di serie e non. In caso di parità tra gara di andata e gara di ritorno si va ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Sull'impossibilità dei tifosi residenti in provincia di Pescara di andare in trasferta, ecco il punto di vista di Zeman. Ma per me non è mai giusto, però aspettandosi le cose che negli ultimi tempi succedono nel calcio è pericoloso. Conosco il calore dei foggiani che ogni tanto esagerano, come i calori dei pescaresi che ogni tanto esagerano. Ma è alla pari, primo tempo ce l'hanno, secondo tempo ce l'abbiamo noi. Speriamo che tutte e due tifoserie si divertano e pensano solo al gioco di calcio. Serata di festa al Parco della Pace di Pineto. L'amministrazione comunale ha premiato le due squadre, il Pineto Calcio e l'Abba Volley Pineto, che hanno conquistato trofei e traguardi tali da rendere il 2023 l'anno d'oro della città. Roberta Di Santa. È l'anno di Pineto, è l'anno dello sport a Pineto, questa sera è una serata magica, in qualche modo a ricordare un anno magico, devo dire per tutto lo sport in generale, però in particolar modo questa sera vogliamo ricordare i momenti più importanti del campionato della Serie A3 dell'ABI Pineto Volley, che quest'anno ha avuto, come dire, successi strepitosi dalla Coppa Italia e la Supercoppa, e quest'anno tra l'altro si è meritato anche, devo dire, perché al di là, diciamo, di qualche preoccupazione degli ultimi minuti e le ultime partite, però alla fine il passaggio in Serie A2 è un qualcosa che premia un lavoro importante della squadra e di tutto lo staff, devo dire, della società. E poi questa sera la grande festa per il Pineto, che il Pineto Calcio che approda in Lega Pro Serie C. Questa sarà una grande occasione, non solo dal punto di vista sportivo. Tanti complimenti a Silvio Brocco, a tutta la società, alla società. Ovviamente ricordo sempre che lo sport ha una grande ricaduta dal punto di vista sportivo, sociale, ma in questo caso lo avrò anche dal punto di vista turistico. Siamo veramente molto molto contenti, felici di questi due obiettivi raggiunti. Il campionato l'abbiamo vinto già, diciamo che all'inizio ci siamo resi conto di avere veramente dei ragazzi stupendi, meravigliosi. Io continuo a dire un ottimo tecnico, uno staff che ha dato il meglio di se stesso per raggiungere questo obiettivo. E quindi la promozione C è un evento storico per Pineto Calcio. Mi auguro che sia un benessere per tutto il territorio, perché fare la Lega Pro io mi sento di coinvolgere tutti gli altri comuni presenti nella nostra circostanza, così adriatica e tutto. In più la Coppa Italia inimmaginabile all'inizio, però diciamo che il piacere ci è venuto man mano, vincendo tutte le partite, cominciando con Notaresco, Porto d'Ascoli, Tolentino, le ricordo, Arezzo, Puteolana e poi la stupenda vittoria di Lamezia, per concludersi con la vittoria che abbiamo visto tutti domenica a Gavorrà. Un'annata incredibile, un'annata che ci ripaga di tanti sforzi fatti, un'annata che ci ricompensa di tanti sacrifici. Ormai da diversi anni siamo impegnati in questo progetto e quindi è stato un po' un anno dove abbiamo raccolto i frutti. Adesso speriamo di continuare, speriamo di fare bene anche il prossimo anno in una categoria più importante. Siamo organizzati per questo e difenderemo la categoria in tutti i modi. Da febbraio in poi avevamo capito che potevamo fare qualcosa di bello e poi a marzo, con la conquista della Coppa Italia, siamo esplosi. Poi aver vinto due coppe, una a Macerata e una a Fano, in terra marchigiana dove si mangia pallavolo, e quindi è stato per noi un successo incredibile, un onore incredibile. Adesso, come ho detto prima, ci siamo accreditati,
diciamo, su questi palcoscenici adesso è importante mantenere e conservare quanto di buono abbiamo costruito. Nel prossimo weekend in Piazza dei Pini a Silvi si svolgeranno gli internazionali di beach tennis open maschile, femminile, misto e giovanili. Elevata la caratura dei partecipanti provenienti da tutto il mondo. Il servizio. Presidente, la città di Silvi ospita questi campionati di beach tennis. Qual è la valenza di questa splendida tre giorni? Diciamo che è una valenza triplice, chiamiamola così. Prima, perché la manifestazione ha un grandissimo valore tecnico da un punto di vista di beach tennis, sia per lo stuolo dei partecipanti che per l'importanza della manifestazione stessa, perché sono presenti campioni da ogni continente. Questo è molto importante. Il secondo ruolo è quello del rilancio del beach tennis in Abruzzo, che necessita di queste manifestazioni di così alta valenza per, diciamo, diffondersi ancora di più, avendo noi delle bellissime città che stanno sul mare. Sicuramente la terza cosa è il richiamo turistico, cioè chiaramente la città di Silvi assume un ruolo importantissimo in questi tre giorni. Noi della federazione siamo molto orgogliosi di questo, perché ci aiuta ancora di più a crescere quella che è la nostra qualità. Non ci scordiamo che noi adesso siamo il secondo sport a livello nazionale dopo il calcio. Ci sono coppie che arrivano dalla Russia, dalla Francia, l'Estonia, Lituania, Albania, Russia, e quindi è visto proprio come un secondo mondiale. Ci sono dei nomi altisonanti, ci sarà Giovannini che ha vinto i campionati del mondo in precedenza, ci sarà Luca Carmarossa, Marco Garavini, che sono, insomma, dei campioni pluridecorati, e poi la vice campionessa del mondo, la Francesconi, nel tabellone femminile. Quasi tutte le regioni d'Italia parteciperanno all'evento di Silvi, quindi, insomma, per il numero dei partecipanti siamo veramente soddisfatti. È un connubio necessario e indispensabile per la città di Silvi, è una città che vive di turismo, dunque siamo felici di organizzare queste manifestazioni sportive di carattere internazionale insieme alle federazioni che ci supportano. Ricordiamo che quest'anno ne abbiamo fatte diverse. E questa è la linea giusta, soprattutto per il nostro territorio che vive di turismo, e quando c'è appunto turismo e sport abbiamo dei risultati eccellenti per la città di Silvi e per i tanti che scelgono il nostro territorio. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.